Sono Marcello Bevignani, sono il responsabile della sicurezza dell'Istituto Lorenzo de' Medici. In questi mesi ci siamo occupati a tempo e a ritmo pieno per quanto riguarda la sicurezza del Covid. L'Istituto ha però deciso di creare un progetto di prevenzione che va ben oltre la sicurezza di base e che permette allo studente di usufruire liberamente di tutte le meravigliose strutture nel centro storico di Firenze. Anche in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, crediamo sia importante per lo studente vivere un'esperienza che non sia solo formativa ma anche di vita. Come vedete, ogni front desk è dotato di plexiglass di protezione con gli operatori. Inoltre, tutte le persone che accedono all'interno delle scuole vengono sottoposte al controllo della temperatura. Devono inoltre igienizzarsi le mani per accedere al proprio posto assegnato. Nelle attività didattiche della scuola ci sono alcune aule che sono promiscue. In questo caso abbiamo identificato con dei segni ben distintivi di colori e anche di numerazioni le attività che si diversificano per rendere sicuri tutti i discenti durante le loro attività. Nonostante le distanze siano previste di un metro, all'interno della scuola, in tutte le aule didattiche, vengono mantenute ampiamente. Tutti gli studenti sono dotati di dispositivi di protezione individuali e non viene consentito di spostarsi durante le lezioni. I professori controllano gli studenti nelle fasi di accesso, durante le lezioni e in uscita per il rispetto di tutte le procedure di sicurezza previste. Nel laboratorio Orafo vengono forniti a ciascuno studente un proprio kit personale che utilizzano durante la didattica, per poi essere riposto all'interno dell'armadio ed essere sanificato prima del loro riutilizzo. Mentre ogni aula è dotata di due contenitori distinti e ben segnalati, di cui un contenitore per quelli da disinfettare e l'altro per quelli disinfettati. La disinfezione delle attrezzature e degli utensili viene effettuata sia prima del loro utilizzo sia durante il loro passaggio tra uno studente e l'altro con alcol al 94% e sulle superfici solide con ipoclorito di sodio allo 0,5%. Tutti gli impianti di immissione dell'aria vengono trattati con sanificanti per la disinfezione degli ambienti. In tutte le scuole la segnaletica orizzontale è ben evidente e delinea i percorsi sia in entrata che in uscita. I segnali identificativi permettono di mantenere le distanze a 2,30 m, oltre il doppio previsto per legge. Ma soprattutto nell'ampio salone di lettura abbiamo degli spazi che consentono agli studenti di lavorare e di studiare tranquillamente in sicurezza, sia per le distanze ma soprattutto anche per la sanificazione che è stata effettuata per il microclima ambientale. All'interno gli studenti possono stazionare a lungo e permette a loro appunto di studiare in tutta serenità. Nella biblioteca gli addetti provvedono ad assicurare le rigide indicazioni previste nel nostro protocollo di sicurezza nel totale rispetto della legge. I libri consegnati agli studenti, e così anche per la lettura, avviene con l'uso dei guanti nitrile monouso per evitare ogni possibile contagio e alla riconsegna gli addetti provvedono a riporli negli appositi contenitori per la quarantena. Anche le toilette hanno a disposizione il sanificante e disinfettante, in questo caso l'ipoclorito di sodio per sanificare e disinfettare i sanitari. Vicino ad ogni computer si può trovare un flacone di alcol al 94% che permette agli studenti di poter sanificare la propria tastiera e il proprio mouse.
Hello everyone, my name is Ambra Balzani and I'm part of the advising team here at LDM Florence. As advisor, our main goal is to assist our students and to help them and support them throughout their whole stay here. But safety is always our top priority. We start taking care of our students since the very first moment that they get here, and in case they are required to self-isolate, LDM advising team is there for them. We video call them so that we can chat a little bit and start to get to know each other, even before we meet in person. In case students need any item or they're missing anything, the advisors can provide them with whatever they are missing and bring it over to their self-isolation location. And of course, in case there's any emergency outside of the office hours, there's always the LDM emergency phone that it's available for students 24/7. Whenever the quarantine is over, students can reach out to their advisor by making an appointment and come with them in their office, or they can send them an email, call them, or chat with them, or video call them in case they prefer to do so. In case students are sick or have flu-like symptoms and need medical assistance, the advisor can facilitate this process, providing them with an English-speaking doctor that also is available for home visits in case students are too sick to go to the clinic. Also, we have counseling and service available for our students, and also a psychiatrist is available on site. Hi, I'm Elena, an LDM Housing Coordinator. In order to have the most efficient precautions to minimize the risk of any possible contagion, we decide to limit the number of students sharing common areas like bathroom, kitchen, and living room. Therefore, students will be housed in single room within two up to four beds apartments. Apartments will be professionally cleaned on a weekly basis. Additionally, apartments will be furnished with sanitizing products like sodium hypochlorite and alcohol for the daily cleaning. Additionally, students will be instructed on the best practices regarding the sanitizing of apartments, with particular attention to bathrooms and common areas. Hi, I'm Marcia Steinberg, the professor of the Color Theory course, and I'm very happy to be working in presence with my students, as they are also happy to be working in presence. And I want to thank the school for having created all of this highest, strongest security factor to make us feel tranquil and calm and to learn together. Thank you. Hi, my name is Tegan O'Connor and I'm from Chicago, Illinois. I'm a student here at LDM, and this semester I have the opportunity to do an internship in the art gallery. After learning about art in the classroom, I have the chance to communicate with contemporary artists here in Florence, as well as the studio art students at LDM. During this difficult time, we will be doing an exhibition that will take place online in order to share the artworks and communicate about them with members of the community. We tend to think of art as pieces in museums or commercial galleries, but in fact, creativity goes beyond that, because creativity is a way of being in the world. And obviously, artists, especially visual artists, the way they express themselves is through the production of images and material artifacts. They are providing us a great opportunity to understand what is going on from their own perspective. So I think, in spite of the difficulties, we can still find beauty in the way we are connected through different projects.